H48 si aggiudica il secondo gradino del podio all'edizione 2018 degli NLC Digital Awards insieme a Carrefour Italia con il progetto A Tutta Benza. Innanzitutto raccontaci questo progetto, che cosa avete pensato? Ok, allora questo progetto era nato per spingere una partnership tra Carrefour e esso, quindi per una raccolta bollini. In realtà, se vogliamo sintetizzare in poche parole quella che è stata un po' l'idea narrava la storia di questo personaggio scarico di energia che in qualche modo gli utenti dovevano caricare, e questa azione di caricamento è avvenuta poi sui diversi canali, quindi con un'interazione diretta appunto sui diversi canali dedicati. Diciamo che per noi l'aspetto innovativo di questo progetto sta proprio nell'aver cucito la creatività in modo molto puntuale sui diversi canali, rispettando le specificità di queste. La parte forse più rilevante che vorrei far notare, al di là del TVC che era un pezzo importantissimo, della parte social, ma è l'utilizzo appunto dei canali social nell'aspetto media. Infatti in Instagram c'era una strategia definita con uno shooting ad hoc sulle stories che in qualche modo hanno guidato poi tutta l'attività. In questa edizione avete fatto un po' incetta di premi, infatti vi siete aggiudicati anche 3 premi speciali: Best Digital Agency, Best Digital Creative Department e il premio speciale Enrico Gasperini come migliore startup digitale. Dunque, qual è il segreto del vostro successo? Allora, è una domanda a cui è molto difficile rispondere. Ovviamente sicuramente un team appassionato che ogni giorno veramente si dedica con entusiasmo e anche fatica al lavoro e a costruire insieme progetti che siano veramente innovativi e che rispondano poi alle esigenze dei clienti. Sicuramente dei clienti che ci supportano e che credono nelle nostre potenzialità e con cui riusciamo sempre a fare dei progetti significativi sia per noi che per i clienti. E direi queste sono le cose principali. Posso aggiungere sicuramente la capacità e la volontà di sperimentare in un mondo che è quello della comunicazione, che si evolve e corre alla velocità della luce, quindi questa volontà di cambiare visione in modo molto veloce, seguendo appunto il cambiamento poi di quelle che sono le dinamiche del mondo della comunicazione. Ci sarà un secondo capitolo di A Tutta Benza? Avete in mente un seguito? Questo non si può dire. E ringraziamo Pasquale Ascione e Francesca Melodia per AdV Express TV, Serena Piazzi.